Eccoci di nuovo, adesso vi presentiamo la dimensione più piccola del mulinetto. Per chi ci ha seguito nell'altro video vi abbiamo fatto vedere quella più grande, dove la dimensione del capo realizzato è comunque la circonferenza della testa, quindi può essere uno scaldacollo, un cappello, un copricuscino, tutto ciò che volete che può avere la dimensione della testa. Invece nel formato midi, con il mulinetto midi, la circonferenza è più piccola. La differenza nella lavorazione è solo nella dimensione, perché il primo ferro sarà uguale e lo spessore degli aghi è uguale. Notate solo che nel mulinetto grande l'apertura del filo è libera, nel mulinetto midi invece dovete andare ad inserire il filo in questo foro, ok? Quindi, come per quello grande, inseriamo un'agugliata di filo all'interno della macchina, posizioniamo l'ago blu, che è il nostro ago d'inizio, e impostiamo il primo giro in questo modo, quindi un ago prende e uno no, uno prende, uno no. Gli aghi sono 22, quindi esattamente la metà degli aghi della macchinetta grande, perché erano 44. Noteremo subito che al termine del giro, se il nostro primo ago blu ha agganciato il filo, l'ultimo ago del nostro giro il filo deve passare dietro. Siamo quasi arrivati. Eccolo qua, vedete che questo è il mio ultimo ago e il filo passa dietro. Da adesso in avanti tutti gli aghi devono prendere. Molto semplice la lavorazione. Questo è un filato molto bello, il filato velour di Katia. Anche la macchinetta midi, come per la macchinetta grande, ha il tendifilo, che volete, volendo potete utilizzarlo per tenere in tensione il filo. Io dico sempre che a me piace di più tenerlo tra le dita, perché mi accorgo meglio di eventuali tensioni o nodi che magari possono esserci nel gomitolo. Man mano che lavorerete, il vostro lavoro uscirà da qua sotto. Eccolo. Come vedete, la dimensione è quella di uno scaldabraccia, di una calza, qualsiasi cosa possiate utilizzare di queste dimensioni.